mobile, si tratta di uno smartphone molto piacevole dal punto di vista dell'estetica, soltanto 8.7 mm di spessore, totalmente bianco, materiale in plastica, ma una buona plastica, molto piacevole, tutta zigrinata la cover posteriore, abbiamo una fotocamera 5 megapixel con flash LED e autofocus, una camera anteriore per le videochiamate, uno schermo da 4.3 pollici QHD, con risoluzione 800x170 pixel e Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Vi facciamo vedere esattamente la versione, è la 4.03, per chi è curioso di sapere il kernel è la versione 3.0.8, uno schermo molto bello, Ice Cream Sandwich ovviamente personalizzato da LG grazie all'implementazione dell'interfaccia Optimus probabilmente 3.0 che è pesantemente personalizzata. Infatti ad esempio basterà toccare un attimo lo schermo per poter accedere alla possibilità di personalizzare la home. Infatti vedete come abbiamo le varie schermate, noi possiamo trascinare le icone che vogliamo oppure il widget. Possiamo anche applicare vari sfondi. Sotto la scocca abbiamo un chipset Qualcomm 7227A che si contraddistingue per avere un processore Cortex A5 da 1 GHz di classe ARM V7, quindi compatibile con il flash player. La RAM non è sinceramente citata da nessuna scheda tecnica, probabilmente 512 MB, la memoria interna è circa 1 GB espandibile tramite micro SD. Le prime impressioni sono molto buone, non c'è connessione quindi non possiamo far vedere come si comporta in ambito web, però sicuramente un prodotto molto interessante e probabilmente di successo.